Cari amiche, cari amici, è Pentecoste, siamo alla vigilia ed è per me una grande gioia tornare ad incontrarvi con degli amici che saluto e che accogliamo in questa nostra rubrica Cultura di Pentecoste. Il rettore della Università Pontificia della Santa Croce, Don Luis Navarro, e la biblista Rosanna Virgili. Saranno con noi, sono con noi perché desideriamo insieme approfondire il mistero della Pentecoste, che è in realtà anche il nostro ministero, il nostro servizio. Dobbiamo rendere ragione di questa solennità ed ecco perché parliamo di una cultura della Pentecoste. È un assunto di San Giovanni Paolo II, consegnatoci nel 2002, ma che in realtà risale a Paolo VI, a San Paolo VI. Non mi dispiace in questa circostanza ricordare che questa definizione cultura della Pentecoste è coeva dell'altra molto più popolare civiltà dell'amore. E un giorno Papa Montini si sorprese proprio del fatto che questa espressione civiltà dell'amore avesse avuto una così larga diffusione. Vogliamo allora oggi riflettere sulle ragioni dello spirito, perché parlare della cultura della Pentecoste significa interrogarsi su che cosa lo Spirito sta dicendo alla Chiesa, al tempo, a ciascuno di noi nelle realtà che viviamo e che rappresentiamo. Ecco perché abbiamo scelto un tema che è in qualche modo anche una provocazione. Tempo di coronavirus, nel tempo di Pentecoste e dunque dalla sanificazione alla santificazione. Ma prima di entrare nel vivo della nostra condivisione, desidero nel salutarli e ringraziarli ancora che i nostri amici ci raccontino brevemente come hanno vissuto questo tempo di pandemia e dunque cosa hanno colto proprio nella loro vita personale, comunitaria, familiare, che novità possono dirci hanno registrato nella loro vita. Insomma, vorremmo vedere anche il bene tra le trame del male, della sofferenza, della morte, che certo non è mancato nei mesi trascorsi. Comincio io e quello che direi anzitutto è grazie a Salvatore per questo invito e un carissimo saluto a tutti voi in questa Pentecoste che ormai è vicinissima e un'occasione molto buona per riflettere su tante cose. La pandemia. Devo dire che come rettore dell'università non mi aspettavo di dover guidare un'università in una situazione di questo tipo. È stata una realtà sorprendente per tutti e una realtà che ci ha fatto ripensare tantissime cose. In primo luogo, trovarsi chiusi tutti significa anche trovarsi in una situazione di dover dire che faccio adesso e come cerco di sopplire le mancanze che ci possono essere in una situazione. Evidentemente le lezioni sono state presenziali sono state sospese, eccetera. Ma prima di avviare un sistema di sopplire quella mancanza a causa della pandemia, la prima cosa che veniva in mente in fondo è dire la precarietà di tutti noi. Ci siamo trovati tutti in una situazione trasversale dove tutti eravamo chiusi perché c'era questo coronavirus che poteva fare del male e che faceva del male a tanta gente. Quindi la prima cosa era una sensazione di precarietà che ci portava a dire dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo fare qualcosa nell'immediato, organizzare tutto l'insegnamento online. La mia preoccupazione erano i dipendenti, i docenti, tutti gli studenti. Dovevo avere cura di tutto questo e anche aiutarli a reggere in questo momento. Una delle cose, per esempio, era comunicare con loro, perché io capivo benissimo che la gente si stancava di essere chiusa e poteva gettare le spine. Quindi una riflessione sulla precarietà, tutti nella stessa barca e dovevamo aiutarci gli uni gli altri. Questa è stata una realtà che ho toccato con mano.
E come sacerdote, in fondo, una delle grandissime cose che ho avuto il privilegio di poter celebrare la messa tutti i giorni. So che tantissimi siete stati senza la messa durante mesi, e questo è un peso importante, è come una zavorra, dire non poter andare a messa, non poter ricevere il Signore, perché uno poteva fare seguire la messa attraverso i mezzi di comunicazione o anche fare la comunione spirituale, ma la mancanza di una celebrazione eucaristica era importante. Allora, nella celebrazione eucaristica che ho fatto tutti i giorni, ho cercato di mettere lì dentro tutti i malati, quelli che erano deceduti, infermieri, medici, personale sanitario, politici, tutti, perché era il grande contributo che potevo dare. Evidentemente anche io ho tenuto molto presente tutti voi. Grazie, grazie Padre Luis, anche per la tua testimonianza. Rosanna. Sì, ringrazio anch'io di essere qui e di poter condividere questo tempo, ma innanzitutto per me c'è stato un velo di tristezza, non solo all'inizio, anche diciamo durante i propri 2 mesi, intanto che la primavera esplodeva nelle campagne ma anche nelle città, e le nostre città deserte, le strade senza voci, senza bambini, senza nonni, appunto, mi hanno fatto pensare alla profezia di Geremia. Geremia, quando vuole proprio annunciare la fine di Gerusalemme, dice: non ci sarà voce sulle strade, non ci saranno matrimoni, non ci sarà gioia, non ci sarà allegria. E l'altro motivo di sofferenza questa volta per me è stato il non poter star vicino alle persone malate e il pensiero che tanti moribondi siano stati senza la carezza, senza la vicinanza, il contatto dei loro cari, e anche senza il sacramento dell'unzione dei malati, perché magari no, noi diciamo, non so, altri sacramenti li possiamo posticipare, ma quello no, e quindi per me questo è stato un motivo di sofferenza, ma nello stesso tempo devo dire che ho potuto scavare, godere di una grande occasione dello Spirito in questo tempo. Quella piazza vuota, la piazza San Pietro, della prima passeggiata e della prima adorazione del Papa Francesco, mi faceva sentire una potenza spirituale grandissima. Mi sembrava di sentire veramente tutti i cristiani presenti nello Spirito, una comunione spirituale che è venuta fuori in maniera prepotente, bellissima. E questa comunione credo che poi l'abbiamo vissuta molto nelle nostre case. Abbiamo vissuto l'esperienza di casa-chiesa in questo periodo e concluderei proprio di grande attenzione alla liturgia della parola, perché abbiamo potuto ascoltare, appunto, no, assistere alla messa tutte le mattine del Papa Francesco alle 7, ma si sono moltiplicati proprio gli impegni diocesani da parte di religiosi, di sacerdoti, ma anche di laici, tantissimi, di riflessione sulla parola. E la parola è stata per noi veramente una esplosione dello Spirito. Ritengo che possiamo anche considerarci più forti da questo punto di vista dopo il lockdown. Grazie, grazie anche a te. E non posso non ringraziarvi, perché mi permettete di sottolineare, proprio alla luce della parola che tu richiamavi, che abbiamo vissuto l'esperienza di Paolo, e nella debolezza che si manifesta la forza, come tu ricordavi, e poi l'incipit della lettera prima ai Tessalonicesi, quando Paolo elogia la comunità che ha conservato la gioia anche in mezzo alla tribolazione. Ed è vero, la gioia di tante famiglie che non si sono sentite abbandonate, anzi consolate, accompagnate, forse come mai in passato, vorrei dire, a partire dalla mia esperienza. E quindi è vero, tutto quello che abbiamo vissuto ci ha insegnato qualcosa. Ma prenderei lo spunto proprio dalle ultime parole di Rosanna, e quindi il tema della sofferenza. La provocazione in fondo di questo tema che abbiamo voluto porre a base della nostra condivisione: sanificazione, santificazione. Una T distingue queste due parole.
E mai come in questo periodo abbiamo sentito il diritto alla salute, abbiamo sottoposto tutte le altre libertà, inclusa la libertà di culto, al diritto alla salute. Mai come in questo periodo abbiamo sentito accanirsi intorno alla vita, nel senso finalmente positivo, salvare la vita degli anziani, salvare la vita di ogni persona che soffriva. E quindi questa sanità, sanificazione, salute sono state le parole più ricorrenti. Ma noi sappiamo che il primo sanificatore è Gesù Cristo. Questa è l'opera della Chiesa. Mi piacerebbe che riflettessimo su questo, perché in realtà tutto ciò che è accaduto ha veramente in qualche modo il sapore dell'opera dello Spirito nella storia, anche proprio nel rapporto tra legge e grazia, che è un altro tema che questo tempo di pandemia ha messo così fortemente in evidenza, proprio parlando della libertà di culto, della vita delle nostre comunità. Ecco, mi piacerebbe tanto una vostra riflessione su questo tema. Come hai detto, Salvatore, che abbiamo sottoposto altri diritti al diritto alla salute, è stato collocato nel primo luogo perché era molto importante per tantissime persone, per tutti gli uomini, perché stiamo parlando di una situazione, di una pandemia che coinvolge tutti. Io lo tocco con l'università perché ho studenti di 95 paesi diversi e alcuni si sono molto molto preoccupati per la situazione nei loro paesi, nelle loro diocesi, le loro famiglie, eccetera. Allora, questa situazione di dire la salute è la salute, in fondo mi sembra che la sanificazione di cui si è parlato tanto, sanificare i locali, anche lo abbiamo dovuto fare evidentemente, quando una volta che si riaprono i palazzi si devono sanificare, si deve garantire che ci sono alcune misure che possono evitare il contagio di alcune persone. Ma la sanificazione, come tu hai sottolineato, mi sembra che è più profonda perché in fondo tutto questo tempo è un tempo che lo Spirito ci sta dicendo qualcosa ed è un tempo per accogliere lo Spirito. Siamo nella vicinanza della Pentecoste e penso che in fondo quella sanificazione in senso originario è guarire, non soltanto togliere un virus che può essere in giro e su una superficie, eccetera, ma è guarire, è rinnovare, è tornare alla situazione previa di salute. E in questo caso dobbiamo chiederci dove ci porta lo Spirito, perché lo Spirito vuole un cambiamento profondo dalla legge alla grazia, vuole modificare la nostra situazione. Domani sarà già la veglia della Pentecoste e lì troviamo, possiamo pensare come era la primitiva comunità cristiana all'inizio di quella Pentecoste. Si dice che tutti erano riuniti in un luogo che era il Cenacolo, secondo la tradizione, e poi tutti erano riuniti ma in preghiera. Per me il punto chiave è dire per quella sanificazione, passare a santificazione, e essere in preghiera, essere raccolti, evitare situazioni di grandi distrazioni, perché adesso il pericolo è che siamo in un'altra fase, stiamo per concludere un'altra fase, adesso tutti vogliamo come essere aperti a ritornare a una situazione precedente. Penso che se ritorniamo a quello che era prima, non avremo ascoltato bene lo Spirito. Lo Spirito ci chiede qualcosa molto più profondo. E quello, lo Spirito, quello che vuole è santificarci, che è inondarci dalla sua grazia, è l'azione dello Spirito nelle nostre anime. E in un punto di San José María Escrivá, in Cammino, lui parla proprio dello Spirito Santo in questi termini: coltiva l'intimità con lo Spirito Santo, il grande sconosciuto, perché è lui che ti deve santificare. Non dimenticare che sei tempio di Dio, il Paraclito è nel centro della tua anima,
ascolta e segui docilmente le sue ispirazioni. Questo mi sembra che è l'ambiente, il quadro dove dobbiamo vivere la Pentecoste. Cercare di avere quell'intimità con lo Spirito, perché sia lo Spirito che ci trasformi interiormente. Lui ci dirà come. Io suggerisco molto spesso, quando si avvicina la festa, la solennità della Pentecoste, di fare ricorso alla sequenza, quella sequenza che c'è nella liturgia della Pentecoste. È bellissima, è quello che riempie di gioia e soprattutto vedere che è l'azione dello Spirito che trasforma, come abbiamo visto nella prima Pentecoste. Gli apostoli, gli esseri chiusi, paurosi, poi si sentono guidati e sono docili allo Spirito Santo. Lo Spirito Santo li porta di qua, di là. Tutto gli Atti degli Apostoli ci parla molto dell'azione dello Spirito nella primitiva comunità cristiana, che in modi sorprendenti Paolo voleva andare a predicare in questo luogo, non ce lo impedì lo Spirito Santo, eccetera. Sono, e poi era lo Spirito che agiva. Questo Spirito continua a essere presente nella Chiesa e vuole entrare nell'anima di ciascuno di noi. Perciò quel clima di preghiera, coltivare quel clima di raccoglimento, ci aiuterà ad ascoltare lo Spirito, a essere trasformati da Lui, con una grande apertura e una grande fiducia. Grazie. A te, Rosanna. Grazie. Allora, dal vocabolario Treccani noi leggiamo che sanificare sia un intervento mirato ad eliminare qualsiasi contatto con, diciamo, corpi che sono esterni al proprio, quindi qualsiasi batterio, qualsiasi agente contaminante. Per cui, ecco, la sanificazione chiede separazione, distanziazione, strumenti vari perché questo possa accadere, mascherine, eccetera, dispositivi, diciamo, che non permettano il contagio, quindi proprio, no, il contatto anche. E qualcosa di simile noi troviamo proprio nelle leggi di purità, che sono molto numerose nella Bibbia, soprattutto nel libro del Levitico, dove sono anche descritti i principi di queste leggi. Ci sono molte leggi che regolano i contatti, nel libro del Levitico, i contatti alimentari, i contatti sessuali, insomma, tutto quello che può contaminare il corpo deve essere regolato. Quindi noi abbiamo una scienza proprio vera nella Bibbia, quindi nel mondo antico, che va a preoccuparsi di sanificare. Ma la cosa interessante è che sempre nel libro del Levitico, quella parte che riguarda proprio, no, non solo, ma che riguarda anche le leggi di purità, venga chiamata codice di santità. Quindi sanità e santità nel Levitico, nel cuore della Torah, della Bibbia, del Pentateuco, vengono a contaminarsi. Cioè, non sono la stessa cosa, però sono intrecciate. Che significa santificare? Un verbo che indica piuttosto, sì, certamente essere separati per qualcuno, ma per appartenere a qualcuno, non per restare soli, non per restare isolati. La sanificazione non basta, va bene la sanificazione, ma poi ci vuole la santificazione, cioè essere puri, diciamo, per appartenere a qualcuno, per abbracciare qualcuno, per essere gli uni per gli altri, per essere innanzitutto, come dice il cuore del libro del Levitico, siate santi perché io sono santo. Io sono santo, sono il vostro Dio, voi siate santi, cioè siate come mia moglie, la mia sposa, i miei figli, la mia famiglia, quindi assolutamente, tra virgolette, contaminati con me, un tutt'uno con me. Questa, allora, è la purezza. Dobbiamo distinguere tra purità, che possiamo in qualche modo fare equivalere, anche se con qualche differenza naturalmente, alla sanificazione e la purezza. La purezza non è la purità, non è l'astensione dall'abbraccio. La purezza è l'abbraccio. La purezza è quella che Gesù mostra quando incontra il lebbroso.
Il lebbroso, la legge prevedeva l'isolamento per il lebbroso. Gesù invece lo tocca, tutti ricorderete, no? Questo atto della mano che viene dopo l'atto delle sue viscere, perché Gesù, siccome sentì misericordia, cioè sentì nelle sue viscere il volere di dare la vita a quest'uomo che era nella morte perché era nella lebbra, lo tocca, lo guarisce, ma guarire significa salvare. E allora la parola latina salus riesce a fare un po' a unire, no? La sanificazione con la santificazione e direi la salute fisica con la salvezza. La salvezza significa ridare la vita, la salute significa preservare, no? In qualche modo la vita. Non basta preservare la vita, ma occorre rinascere, occorre che sia riscattata la vita, e questa è la salvezza e questa è veramente la santificazione. Grazie. E questa è in fondo la cultura della Pentecoste, cioè la capacità di rileggere con una ermeneutica spirituale, soprannaturale, quelli che sono i nostri comportamenti umani, le leggi, e cercare di trovare, così come ha fatto Rosanna, ciò che ci fa cogliere nella dimensione della nostra incarnazione, dunque del nostro essere sottoposti, per un verso, alle leggi degli uomini, ma al contempo alla legge della grazia, il giusto equilibrio che ci fa, direbbe San Paolo, al contempo cittadini e credenti, espressione tanto cara a Papa Francesco dopo il convegno di Firenze nel 2015. Vorrei proprio muovermi da questo per farvi fare un'ultima riflessione, e cioè questa legge è scritta nei nostri cuori, ce l'ha ricordato Rosanna, e prevale su qualsiasi altro regime, questa legge di santità, per cui non può che avvenire la santificazione se lo spirito è in noi, questo cuore nuovo, questo spirito nuovo. E adesso questa effusione dello spirito che ci attende indica la possibilità di una vita nuova. Il cristianesimo è costantemente sottoposto a questo regime del rinnovamento, e noi tutti a vario modo ne siamo un segno, un'espressione. Mi piacerebbe che poteste delineare, a partire dalla vostra sensibilità, i tratti di questa vita nuova che la Pentecoste reclama, di questo uomo nuovo che, dicevo, in fondo è già scritto nei nostri cuori, è già generato dallo Spirito. Uomo nuovo, in fondo, si sta parlando di un umanesimo, e come piace il Papa Francesco dire, un umanesimo cristiano. Quella riunione di Firenze evidentemente ha parlato di questo umanesimo cristiano. Umanesimo cristiano che ha la radice nel fatto che Dio si è fatto uomo, e quindi la divinità ha voluto unirsi all'umanità e ha trasformato tutto. Che cosa ci porta a vedere questo umanesimo nuovo? Che penso che sarà un campo dove dobbiamo tutti, i cattolici, darci da fare per coltivare questo umanesimo cristiano. Mi sembra che seguire quello che ha fatto Gesù, che ha collocato all'uomo al centro dell'attenzione, al centro di ciò che è la pastorale, perché tutto quello che è la Chiesa aiuta a guardare l'uomo come Dio ha guardato l'uomo. E in concreto l'uomo, da quando Cristo si è fatto uomo, è stato elevato in fondo a una situazione che era inimmaginabile. Siamo figli di Dio. Allora, l'umanesimo cristiano porta a guardare ogni uomo così come egli è, come figlio prediletto di Dio, persona per la quale Cristo è morto. E questo è l'umanesimo che deve essere presente in tutta la società, e noi cristiani dobbiamo darci da fare perché sia così. Dire, nei rapporti umani, io vedo una persona salvata da Cristo, una persona redenta da Cristo, una persona nella quale lo Spirito di Dio è dentro la sua anima, che sta cercando di santificarlo costantemente. Quindi vedere questo significa riscoprire la dignità di ogni essere umano.
un umanesimo cristiano porta a riscoprire la dignità di ogni essere umano, di valorizzarlo perché è figlio di Dio, perché è redento, è tempio dello Spirito Santo, e quindi questo è un rispetto che significa valorizzare quello che fa, quello che pensa, la sua opinione. Penso tante volte nei movimenti ecclesiali un punto cruciale è dire come ogni singola persona viene valorizzata. Questo è tipico dell'umanesimo cristiano. Se c'è questo atteggiamento profondo di dire Cristo è presente perché Cristo continua a essere unito alla nostra umanità. È salito in cielo, l'abbiamo festeggiato la domenica scorsa, ma sappiamo che l'umanità di Cristo significa che Cristo è unito a noi e noi siamo uniti a Lui. La nostra festa è lì. Questo anche ci porta a un altro aspetto che è tipico dell'umanesimo cristiano, è sottolineato da Concilio Vaticano II in modo egregio nella Lumen Gentium numero 31, dove si parla della missione di fedeli laici, di quello di ordinare secondo Dio le realtà temporali. Che Cristo, che Dio si sia fatto uomo e che abbia voluto vivere 30 anni della sua vita come uno in più, significa che tutto quello che è la vita quotidiana ordinaria di ogni fedele o di ogni cristiano ha un valore divino. E l'umanesimo cristiano passa sempre tramite Cristo, e questo è quello che ci deve aiutare a riscoprire quel senso più profondo di tutto quello che noi facciamo, i rapporti umani, il lavoro, la famiglia, tutto viene come impregnato da quel fatto di sapere che ha qualche cosa da fare col disegno divino per ciascuno di noi. Grazie. Prego. Rosanna. Grazie. La Pentecoste ci porta davanti a una nuova dignità dell'umano. Con la Pentecoste lo Spirito descrive, ma anche fa scaturire proprio un'antropologia diversa, un'antropologia in cui appunto la creatura è liberata, anche la creazione è liberata. E questo non può davvero non farci cogliere l'occasione ancora che quello che stiamo vivendo ci dà per riflettere sul nostro rapporto di credenti appunto con il potere. Beh, il potere finanziario, potere politico, potere della scienza, della tecnologia, sono, diciamo, come dire, cose che noi sentiamo addosso. Quello che stiamo facendo, siamo stati appunto chiusi in casa tanto tempo perché abbiamo seguito l'autorità della scienza e poi della politica. Allora, un attimo merita che noi riflettiamo sul rapporto tra potere e autorità. Il potere può essere pericoloso perché può diventare un abuso di autorità, premesso che invece l'autorità sia necessaria, ovviamente. Quando però l'autorità, che sia anche quella scientifica, che sicuramente è migliore di quella finanziaria, no? Per dire, per fare così un confronto molto elementare, ma quando questa diventi il potere sulla vita e sulla morte delle persone, quindi intese in senso integrale, le persone anche nel loro, no, nella loro spessore morale, eccetera, spirituale, eccetera, può diventare controllo, può diventare anche quindi sopraffazione. E quindi il potere deve essere comunque, diciamo, credo, no, dai cristiani, sottoposto a critica, e non c'è nessuna persona, diciamo, della Trinità che ha più per noi la potenza di renderci critici, cioè di renderci liberi nel giudizio. Dobbiamo assolutamente misurare l'eventuale arbitrio del potere sulla nostra libertà. C'è la libertà inalienabile degli umani che la nostra fede assolutamente chiede, non solo permette. La dignità dell'essere umano sta nel fatto che l'essere umano sia capace della responsabilità di scegliere.
E allora su questo veramente ultimamente, no, mi è capitato di leggere un articolo di uno storico israeliano che dice dobbiamo stare attenti, per esempio, no, con l'intelligenza artificiale, perché noi possiamo controllare anche la nostra salute attraverso dei mezzi, no, legati alla, che sono di fatti di intelligenza artificiale e che sono in mano di alcuni. Questo che cosa però poi toglie? Toglie la fiducia negli umani, toglie la libertà e quindi la loro responsabilità. Questo studioso, che io veramente condivido assolutamente su questo punto, dice che è preferibile anche, no, di fronte a una pandemia, lasciare ancora alla persona la sua dignità di essere capace di scegliere, di essere responsabile e quindi di non sottoporsi a eventuali nuove schiavitù. Ecco, il potere, tra virgolette, dello spirito, beh, Paolo, no, ha citato tantissimo, ringrazio moltissimo Salvatore, la lettera ai Galati, ci libera dalla paura quindi di qualcuno che controlli le nostre vite e quindi non ci, come dire, non promuova la dignità umana e non ci renda liberi. E su questo davvero noi cristiani siamo responsabili di dare alla cultura che oggi è globalizzata, no? Certamente molto occidentale, di dare questo messaggio proprio rispetto all'umano. Quindi noi cristiani usciamo da qualsiasi eventuale così, diciamo, complesso di inferiorità e mettiamoci proprio, parliamo, diciamo queste grandi come dire, concezioni che ci sono nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, nella Pentecoste, per liberare tutto l'umano. E concludo proprio dicendo, no, Paolo, straordinario, nel capitolo 3 della Prima Corinti, dice «Tutto è vostro». Questa è la Pentecoste, la libertà dell'essere umano, la dignità dell'essere umano, tutto è vostro. Paolo, Apollo, Cefa, persino i vostri fondatori sono vostri, non hanno un potere su di voi, non hanno il potere della vita e della morte, del giudizio su di voi, ma il mondo, la vita, la morte persino, Paolo dice, il presente e il futuro, tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Mi fa sognare questa davvero liberazione dell'umano da qualsiasi abuso di potere, che sia anche appunto quello che tutti noi oggi giustifichiamo della scienza o di altre, diciamo, cose che in apparenza e in gran parte possono essere positive. Grazie per quanto abbiamo ascoltato. E ci è stato ricordato che questo spirito è potenza di liberazione. Gesù è presentato come il liberatore e il suo spirito non può che essere una potenza di liberazione. Mi pare che questa riflessione sul concetto di potere, la distinzione dal concetto di autorità, siano estremamente importanti in questo nostro tempo. Del resto Gesù viene condannato dal potere, aveva sfidato il potere, il Messia, veniva visto come il liberatore per l'appunto, ma questa potenza d'amore che si effonde nei nostri cuori è tutt'altro. E dunque la grande sfida è passare dall'amore del potere, ci sono molti che coltivano, cultori del potere, al potere dell'amore, questa è la cultura della Pentecoste, questi sono i cultori dello spirito. E dunque in conclusione non possiamo che augurare che questo spirito non solo torni a noi, è già in noi, dimora in noi, ma come dice il Battista di Gesù, ho visto in lui scendere e rimanere lo Spirito. La grande questione è se lo Spirito rimane in noi e lavora e può operare. Dunque il caro Don Luis ci ricordava il valore della preghiera, queste sono le ore della preghiera e della sequenza di Pentecoste, la preghiera della Chiesa. Nella seconda strofa noi sentiamo tutto questo potere dello spirito, questa diversità nelle espressioni a noi tanto care, padre dei poveri, donatore dei doni e luce dei cuori. Ecco, è quello che vogliamo dire insieme, attendendo insieme lo Spirito Santo. E dunque, da parte mia, buona Pentecoste a tutti e vorrei che anche i nostri amici rivolgessero a voi tutti che ci avete seguito un augurio
di buona Pentecoste. Buona Pentecoste anche a tutti voi, da parte mia, e in unione con la Madonna che è la sposa dello Spirito Santo. Buona Pentecoste, lo Spirito purifichi ciò che è opaco e sani tutte le nostre ferite, possa davvero farci godere della salute e della salvezza, della fraternità e della comunione nell'amore. Tanti, tanti auguri a tutti. Bene, in comunione con Pietro e con tutti i credenti che sono sulla terra, diciamo Veni Sancte Spiritus.